benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano l'alluvione dello scorso novembre che ha causato vittime e devastazione in tutto il territorio regionale, soprattutto sulle aree più centrali della regione, e a questo proposito si è insediata in Palazzo del Pegaso una speciale commissione d'inchiesta. Vediamo. È stata istituita ufficialmente, con voto unanime e palese, la commissione d'inchiesta del Consiglio regionale sugli eventi alluvionali avvenuti in Toscana lo scorso novembre. L'aula di Palazzo del Pegaso ha eletto presidente Elisa Tozzi, vicepresidente Ilaria Bugetti e vicepresidente segretario Massimiliano Baldini. Secondo il regolamento interno dell'Assemblea Toscana, ogni commissario è dotato di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica del gruppo di appartenenza. Sappiamo che il tema dell'alluvione è un tema centrale oggi non solo del dibattito politico, l'abbiamo visto in questi giorni quando continua una polemica che viene messa in piedi quasi quotidianamente tra il governo e la regione toscana, il presidente della regione che è anche commissario straordinario. Ecco, io credo che con oggi davvero si sancisca la fine, spero, del tempo delle polemiche e l'inizio del tempo in cui veramente si accertano i fatti, le responsabilità e soprattutto si capisce anche cos'è che è mancato in questi decenni alla Toscana. Perché è chiaro che la questione della prevenzione del rischio idrogeologico è centrale, la questione della tutela del territorio è centrale, oltre appunto a capire quei giorni che cosa non ha funzionato eventualmente nella macchina dei soccorsi, il nostro sistema di protezione civile, se ci sono delle cose da correggere, il ruolo dei consorzi di bonifica, quindi un insieme, diciamo, di situazioni che sicuramente meriteranno quell'approfondimento oggettivo che è l'obiettivo principale di questa commissione. Il Partito Democratico ha sicuramente questa opportunità di portare un contributo ai lavori di una commissione che ovviamente non abbiamo dubbi, si svolgeranno in maniera ordinata, approfondita e corretta, e dunque sarà quella l'occasione anche per mettere in evidenza molti degli aspetti che hanno caratterizzato questo tema così rilevante, così importante e anche così doloroso per molti territori e per tante persone. L'auspicio ovviamente, ma non ci sono elementi che ci fanno pensare allo Stato che avvenga qualcosa di diverso e che non ci siano strumentalizzazioni o usi scorretti di questa commissione. Ecco, il Partito Democratico in tal caso ovviamente saprà anche reagire a questo tipo di storture che però, lo ripeto, al momento non sono all'ordine del giorno. Credo che la commissione, fortemente voluta da tutto il centrodestra, sia uno strumento utile a attenzionare una vicenda sulla quale abbiamo avuto a più riprese un dibattito anche in Consiglio regionale negli ultimi mesi del 2023, ma anche all'inizio del 2024, particolarmente acceso perché ci sono ovviamente anche visioni differenti. Lo stesso è successo a livello parlamentare, quindi credo che sia uno strumento utile a fare ulteriore chiarezza. Chiarezza che chiaramente sarà concentrata in particolar modo sull'area fiorentina, che è stata sicuramente quella più colpita, o comunque del centro della Toscana, ma che ho a cuore di sottolineare anche in Versilia e sulla costa. I danni si sono sentiti e le richieste sono tante. Parliamo anche della crisi della filiera della moda che sta investendo tutto il settore in Toscana. A questo proposito è arrivato dall'Aula l'ok a una risoluzione che impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del governo per prendere provvedimenti in merito. La Giunta toscana dovrà sollecitare il governo ad attivare strumenti e misure in grado di sostenere l'intera filiera della moda e a costituire un apposito tavolo regionale sulla crisi del settore, con l'obiettivo di ricercare strumenti per superare l'attuale fase contingente del distretto conciario e sviluppare politiche economiche e industriali di prospettiva. È quanto prevede una proposta di risoluzione approvata a maggioranza dal Consiglio regionale.
Tra le misure che noi abbiamo individuato, alla luce anche dell'audizione che abbiamo svolto il 2 maggio scorso, alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali di quel territorio, ecco, sono state avanzate delle proposte che sono di competenza del governo. Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende, essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale, a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive. Quindi ci stanno competenze della regione, ma ci stanno anche competenze del governo. Tutto questo perché? Perché il settore, il comparto conciario, che è inserito nel più ampio comparto appunto della moda, sta soffrendo in modo particolare per il fatto che i brand del lusso, le grandi case di moda per le quali lavorano gran parte delle aziende del nostro distretto conciario di Santa Croce, hanno rallentato le vendite, non si riesce più a collocare i prodotti con quella entità che finora era stata assicurata. Lo stesso settore per il quale oggi siamo andati a votare una mozione è il medesimo nel quale, all'interno del quale territorio sono state causate uno dei più grandi scandali a livello ambientale che la Toscana ricordi, che è quello legato al CHEU, che è quello legato allo smaltimento illecito dei rifiuti, che ha coinvolto le istituzioni, che ha coinvolto un sistema anche di rapporti fiduciari tra cittadino e politica che non possiamo ignorare. Tutto questo ci fa dire che sicuramente chiunque deve avere la sua garanzia, così come è prevista costituzionalmente. L'imprenditoria sana deve essere sostenuta, deve essere tutelata, e così tutti i lavoratori che sono incolpevoli di ciò che sta avvenendo in Toscana, ma anche della crisi finanziaria. Però, riprendendo un'affermazione che è stata fatta in Consiglio, c'è una cosa che va detta. Sì, le fette di mercato che si perdono poi possono rappresentare un danno economico, ma le fette di mercato di questi mercati così volubili si perdono e si recuperano. Le fette di ambiente, di territorio e di salute delle persone che ancora oggi, poche settimane fa, sono venute a conoscenza dell'esistenza di altri siti in cui è stato sversato il CHEU e che non sapranno chi li rimborserà, se ci saranno dei finanziamenti per loro, se lo dovrà fare il comune o i privati, ecco, tutte queste persone, tutto questo settore non c'è adesso chi esprime una mozione per loro o chi cerca di ripagarli. Il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta. Questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziarie, che hanno giustamente colpito quel distretto, che ci auguriamo che portino delle sentenze nel minor tempo possibile, condannando i colpevoli nel modo più intransigente e più severo possibile, ma sono due vicende differenti. Non si può colpevolizzare tutti, per non colpevolizzare tutti bisogna essere intransigenti e severi nella maniera più ferma possibile nei confronti di coloro che hanno sbagliato, e nel frattempo, questo qui chiaramente è un compito che spetta alla magistratura, non certo alla politica, non certo al Consiglio regionale, che invece anche nel settore calzaturiero, nel settore conciario di Santa Croce di Ponta Egola, deve avere comunque un approccio di intervento a sostegno delle tante imprese che appunto rappresentano una fetta importante della nostra economia regionale. Il tavolo moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della Giunta regionale, ma anche all'attenzione del Governo centrale, perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari, anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà, un momento che sembra potersi riprendere nella prima parte del 2025, però è questo il momento in cui la politica, le istituzioni tutte, senza distinzione di colore, di appartenenza politica, devono stare a fianco di tantissimi imprenditori, di tantissime aziende, industrie, di tutti quei lavoratori che in questo momento vertono in un periodo di crisi. Sono già molte le casse integrazioni aperte in quel distretto e quindi non si può aspettare
che la crisi peggiori, che la crisi aumenti, perché è arrivato il momento veramente, come Consiglio regionale, come Giunta regionale e con l'aiuto del Governo nazionale, di intervenire per dare un supporto non soltanto politico ma anche amministrativo, con atti concreti, al settore, al comparto moda, che per la Toscana è sicuramente un'eccellenza e un brand in tutto il mondo. Chiudiamo con le attività del difensore civico della regione nel corso del 2023, perché dall'aula di Palazzo del Pegaso è arrivato l'ok alla relazione che fa il punto proprio su tutte le attività svolte. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione sull'attività del difensore civico regionale nel corso del 2023. L'atto esprime apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti. Dalla relazione illustrata in aula è emerso che sono state presentate al difensore civico in totale 1.636 istanze, in linea con il trend degli anni precedenti, a eccezione del 2021, anno in cui è stato raggiunto il picco superando quota 2.000. Esprimiamo un forte apprezzamento al lavoro della difensora civica Lucia Annibali e anche una forte soddisfazione. Era mia la proposta di nominarla difensore civico della Toscana e, a seguito del lavoro svolto, trovare praticamente tutto il Consiglio regionale unanime nel sostenere l'attività svolta è anche un elemento di soddisfazione e di credibilità. Ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza, e credo che, insomma, il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina, ma che oggi, col passare del tempo, dà valore anche e senso a una proposta importante, che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno istanze, un livello di garanzia, di imparzialità, e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo, che possa anche essere di stimolo per tutto il Consiglio regionale nell'adottare degli atti che vengono richiesti dai cittadini. Il sito del difensore civico è stato rinnovato, questo è importante, ma come figura rimane ancora una figura quasi mitologica, no? Cioè, molto spesso la gente non sa di potersi rivolgere al difensore civico, quando invece è una figura in seconda battuta, cioè laddove nelle varie amministrazioni non viene risolto il problema a cui una persona si rivolge, può rivolgersi al difensore civico. Ecco, molto spesso viene informato in maniera così quasi per caso che esiste un difensore civico a cui potersi rivolgere. Ecco, quindi, che io credo che ci possano essere gli elementi per poter migliorare l'attività del difensore civico, ma lui deve essere meno generico, più attento ai territori e confrontarsi con l'istituzione del caso, quindi col consigliere regionale di riferimento. In particolare ci si è soffermati sull'intensa attività di analisi delle istanze presentate dai cittadini toscani, oltre 1.600 nel corso del 2023, che hanno comportato importanti approfondimenti sia di carattere normativo che giurisprudenziale da parte della dottoressa Annibali e dei funzionari del difensore civico regionale. Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'Istituto della Difesa Civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico, ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere. Questi dunque erano i principali temi trattati dall'Assemblea Toscana nel corso dell'ultima seduta. L'appuntamento con la voce del Consiglio, come sempre, torna tra una settimana su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.